Grazie signor Presidente. Mi spiace cominciare con una nota forse un po' spiacevole, però non si può non notare la contraddizione in termini tra un Consiglio Comunale aperto e il fatto che questo Consiglio si debba svolgere dietro le barriere e lo schieramento di polizia. È un brutto segno dei tempi su cui forse dovremmo cominciare a riflettere tutti. Il ruolo della politica secondo noi comunque non è quello di prendere le parti di nessuno, né dell'azienda né dei lavoratori, non è quello di bussare alla porta e chiedere gentilmente udienza, non è neanche quello di fare trattamenti di particolari favore che purtroppo in queste città sono stati spesso fatti senza voler rivangare cose che già sono state dette in occasione delle aree TNA, in occasione dell'operazione commerciale sullo stadio delle Alpi, in occasione persino dei sottopasso per il centro commerciale del Lingotto e in tante altre occasioni. Ecco, crediamo che invece però la politica debba pretendere delle risposte da tutte le parti sociali, non solo dall'azienda, anche dai sindacati, e debba garantire il rispetto delle regole e degli impegni presi. Quindi su questo, secondo noi, siamo qui oggi per chiedere chiarimenti, naturalmente se vorranno essere dati. Il ruolo della politica è anche quello di creare le condizioni perché Torino sia un posto dove un'azienda però vuole investire, una grande azienda multinazionale come ormai è Fiat, investe secondo i criteri di convenienza e il ruolo della politica è anche creare le condizioni al contorno perché questi investimenti si possano verificare, però che siano di Fiat o che siano di qualsiasi altra multinazionale che voglia investire sul nostro territorio. Noi ci troviamo oggi in una situazione di crisi direi epocale, una crisi di sistema che ha moltissimi aspetti, c'è un aspetto finanziario che mette in discussione forse le basi stesse della finanza della nostra moneta e c'è un aspetto industriale che forse riguarda più da vicino il problema di oggi. Il problema è che il futuro non è nel modello di sviluppo attuale, cioè il futuro è altrove, è in un modello di sviluppo diverso che non è più basato sull'idea impossibile di una crescita continua della produzione, anche perché abbiamo finito sia le risorse del pianeta, sia lo spazio disponibile per mettere nuove automobili, nuovi veicoli, è in un modello di sviluppo diverso basato sulla decrescita o perlomeno sulla stabilizzazione dell'economia e sull'ottimizzazione dell'uso delle risorse e dell'energia. Allora, su questo la Fiat potrebbe fare molto, perché la Fiat, per esempio, potrebbe essere un ottimo partner anche finanziario per finanziare la nascita di nuove imprese giovani, con meccanismi di venture capital, come avviene in molte altre parti del mondo, quindi magari anche al di fuori del proprio core business, finanziare la nascita di aziende nuove, innovative, nel Politecnico, da parte di giovani. E poi però chiaramente la Fiat deve dare una risposta sul suo core business, deve dirci quali sono le sue strategie per sopravvivere e per produrre qualcosa che vada bene in un mondo post picco del petrolio, in un mondo in cui la mobilità fra 20-30 anni sarà molto diversa da quella di oggi, sarà forse più collettiva, meno individuale, e quindi quale può essere un prodotto da produrre a Mirafiori che vada bene per i prossimi 20 anni, non per i prossimi 20 mesi. E questa purtroppo è una risposta che non abbiamo ancora sentito, perché onestamente un SUV, una Jeep, quello che è, non è un modello, non ci sembra un modello di automobile che possa reggere e essere competitivo sul mercato per i prossimi 20 anni, perché quel genere di veicolo non sarà più sostenibile molto in fretta, almeno nei paesi sviluppati come il nostro. E poi c'è un problema di crisi su un altro punto fondamentale, quello che molti hanno già tirato in ballo, cioè quello delle relazioni industriali, del welfare, dei diritti. Qui l'Italia si trova in una situazione di arretratezza direi drammatica, che è colpa un po' di tutti, non solo delle imprese ma anche dei sindacati sicuramente. Siamo in una situazione in cui una metà dei lavoratori che è assunta ha dei diritti molto forti che però restano sempre più spesso sulla carta, perché ormai con le chiusure, con le delocalizzazioni, con le rescissioni, questi diritti sono sempre più sotto attacco. E abbiamo un'altra metà dei lavoratori che è totalmente priva di qualsiasi diritto, che vive nella precarietà e che non ha neanche più ormai la speranza di costruirsi un futuro stabile. Quindi siamo in una situazione anche un po' assurda in cui lo Stato spesso paga la gente per non lavorare e poi si lamenta di non avere più soldi per pagare altra gente per fornire i servizi pubblici, quindi forse anche su questo ci vorrebbe una riflessione. Allora, in uno schema del genere è positivo che si cerchi di andare avanti nelle relazioni industriali, di ridiscutere i contratti, cioè. Però questo non può essere fatto unilateralmente. Non può essere fatto senza una politica di concertazione che comunque tenga conto delle esigenze e dei diritti conquistati fino adesso, che costruisca nuovi diritti e nuova qualità della vita. Il punto non è, cioè è sbagliato pensare di poter competere qui in Italia con la produzione in una direzione cinese, quindi con meno diritti, con una produttività basata su basso costo del lavoro e prodotti anche a basso valore aggiunto. Un paese sviluppato deve competere sui prodotti ad alto valore aggiunto, sui prodotti innovativi, e quindi deve competere soprattutto sulla formazione, sul capitale umano delle persone. La vera ricchezza che ha il gruppo Fiat a Torino è il suo capitale umano, è la conoscenza, la competenza delle persone che ci lavorano, più che gli impianti che magari non sono neanche tanto più aggiornati per magari anche qualche mancanza di investimento, è il capitale umano. E allora l'altra domanda che vorremmo fare a Fiat è come pensa di valorizzare questo capitale umano? Come pensa di fare a portare in questo nuovo modello di relazioni industriali di lavoro tutti i suoi lavoratori e anche i fornitori dell'indotto, grandi e piccoli, senza lasciarne indietro nessuno? Perché la sfida per avere
successo in queste nuove condizioni è questa, cioè è riuscire a valorizzare il capitale umano che abbiamo costruito tutti insieme in 100 anni di vita dell'azienda a Torino. E quindi cosa succederà non solo della fabbrica, ma dei centri direzionali, dei centri di ricerca, della progettazione, perché ormai anche queste attività cominciano a essere messe in dubbio. Noi per concludere crediamo che Fiat abbia una grande responsabilità, che però non debba investire a Torino soltanto perché ha la T nel nome, ma debba investire a Torino perché a Torino c'è la potenzialità per competere bene, per far fare prodotti validi e di qualità per i prossimi 100 anni. Quindi è su questo ragionamento che vorremmo capire anche con Fiat che cosa può fare la politica e ragionare in un'ottica non di contrapposizione tra l'azienda e i lavoratori e la politica, ma in un'ottica di collaborazione che possa veramente garantire un futuro a tutta la città. Grazie.